Le Madonne in processione sta per uscire dalla chiesa del Purgatorio, la Madre Pietà del Popolo. Alle 16 il tradizionale scambio dei ceri con la Madonna dei Massari. Tre assoluzioni e una condanna. Si è concluso con questo verdetto il processo per l'estorsione al senatore Papania. Una smart per la polizia, confiscata alla criminalità organizzata. L'auto verrà utilizzata dalla questura di Trapani nei servizi di controllo del territorio. Tranchida non vuole Oddo, botta e risposta tra il sindaco di Erice e il deputato regionale del PSI dopo l'incontro con i vertici comunali del Partito Democratico. Come all'andata, il difensore Granata Terlizzi parla della partita contro il Novara. Benvenuti a tutti a questa prima edizione di TG Sud, questi sono i titoli di oggi, adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Stesso centro. La tecnologia radiologica 3D offre alta precisione nella fase diagnostica per aiutarci a pianificare al meglio il tuo piano di cura. Chiama subito e fissa la tua visita senza impegno o vai su vitaldent.com. E in apertura al nostro telegiornale oggi ci colleghiamo in diretta da Piazza del Purgatorio dove come di consueto c'è Wally Cammareri. Seguiamo infatti gli appuntamenti di questa settimana santa e in particolare sta per uscire dalla Chiesa del Purgatorio la Madre Pietà del Popolo. Passiamo la linea a Wally che ci dà gli ultimi aggiornamenti. Bene, c'è qualche problema con l'audio, questo è il bello della diretta. Noi intanto vediamo il servizio che riguarda appunto le celebrazioni e i vari riti che si sono già svolti e in particolare ieri per le vie del centro storico si è snodata la processione della Madonna dei Massari che attorno alle 22 è stata portata nella cappella allestita a Piazza Lucatelli. Vediamo questo servizio e poi proviamo a ricollegarci in diretta con Wally. La processione della Madonna dei Massari di fatto apre le celebrazioni della Settimana Santa in città. La sacra icona ha percorso le vie del centro storico accompagnata da tanti fedeli e dalle note della banda musicale di Paceco. In serata, dopo la sosta a Palazzo Notaio Fodale, la Madonna dei Massari ha percorso la via Torre Arsa per arrivare a Piazza Lucatelli, dove come consueto ha pernottato. L'immagine della Vergine tornerà in processione questa sera, alle 22.30 per rientrare nella Chiesa del Purgatorio attorno a mezzanotte e mezza. Altro momento importante sarà questo pomeriggio attorno alle 16 a Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa davanti alla Casina delle Palme, per il tradizionale scambio dei ceri, momento che sancisce l'incontro con la Madre Pietà del Popolo, sacra icona che farà rientro nella Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio attorno alle 22.30. E domani sera nella Chiesa del Purgatorio inizierà l'allestimento dei gruppi dei misteri. I preparativi saranno seguiti in diretta come sempre dalla nostra emittente che venerdì alle 14 aprirà il collegamento di Piazzetta Purgatorio per trasmettere l'uscita della processione. La diretta tornerà sabato mattina per seguire poi il rientro dei gruppi. E come consuetudine anche quest'anno Telesud seguirà le processioni della Settimana Santa a Trapani attraverso il sito web telesud3.com. Nella sezione diretta TV sarà possibile guardare online le immagini dell'uscita dei gruppi dei misteri oltre che i collegamenti della Chiesa del Purgatorio. Le uscite delle due Madonne si potranno vedere streaming sul canale YouTube di Telesud oltre che sulle pagine Facebook e Twitter. Nei prossimi giorni saranno anche caricate le immagini della processione dei misteri. E da ieri va in onda sia sul canale 118 che su 649 un documentario fotografico sui misteri di Trapani che offre delle belle immagini sulla processione del venerdì di Santo realizzate fra gli anni 70 e 90. L'autore del documentario è Giovan Battista D'Angelo, oggi verrà trasmesso sul 649 alle 21 e alle 22.30. E restiamo in tema di processioni.
Ecco, andiamo a vedere, ecco, assistiamo in diretta all'uscita della Madre Pietà del Popolo e diamo la linea a Wally Cammareri. C'è stato qualche piccolo problema di audio nella parte iniziale di questo collegamento, ma sicuramente è dovuto alla posizione infelice in cui ci trovavamo, con una banda composta da 120 persone che aveva proprio attaccato a suonare da qualche istante, e quindi mi rendo conto che era difficilissimo per il nostro fonico poter lavorare bene un audio. Adesso siamo rientrati nella nostra postazione da cui si può lavorare un po' con più tranquillità. Maria Rosa, parliamo un attimo proprio della banda che stiamo ascoltando. Sì, allora, sono, come hai già detto tu, sono 120 componenti, fra l'altro il più piccolo ha 6 anni ed è Paolo Carpitella, il figlio del maestro Mauro Carpitella, al sax. Stanno suonando in questo momento una marcia funebre di Chopin, tratta dall'opera 35 di Chopin. Ecco, dopo queste immagini live in diretta dalla Chiesa del Purgatorio per assistere all'uscita della Madonna di Pietà del Popolo, che sarà trasmessa in differita subito dopo la replica del TG, quindi intorno alle 15:15, vi ricordo che alle 16 invece in diretta si potrà seguire sulla nostra emittente lo scambio fra i ceri della Madonna dei Massari e della Madonna del Popolo. Restiamo sempre in tema di celebrazioni per la Settimana Santa. Vediamo gli appuntamenti di domani a Marsala, dove dalle 13 in poi uscirà dalla chiesa di Sant'Anna la processione della Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo. La processione del Cristo Morto e della Madonna Addolorata invece del Venerdì Santo prevede l'uscita alle 14:30 per raggiungere la Chiesa Madre. Dopo la celebrazione della Passione del Signore alle 15, la processione uscirà dalla chiesa alle 16:30. Ora procediamo il nostro telegiornale con le altre notizie. Parliamo di cronaca: 3 assoluzioni e una condanna nell'ambito del processo per l'estorsione subita dall'ex senatore Papania. Il giudice per le udienze preliminari di Trapani, Emanuele Cersosimo, ha assolto gli alcamesi Giuseppe De Blasi, Giovanni Renda e Leonardo Vicari. Condannato per violenza e minacce invece Leonardo De Blasi, padre di Leonardo, a cui è stata inflitta una pena di 6 mesi di reclusione.
Gli imputati erano accusati di aver fatto pressioni all'ex senatore Nino Papania affinché si attivasse per farli assumere presso la Aimeria Ambiente, società operante nel settore della raccolta e dello smaltimento di rifiuti. I fatti risalgono alla primavera del 2012. Gli imputati si sarebbero adoperati in vista delle ultime elezioni amministrative, su indicazione di Papania, per reperire voti in favore dell'allora candidato sindaco Sebastiano Bonventre, dietro la promessa di somme di denaro. Successivamente, però, secondo l'accusa, avrebbero fatto pressioni per ottenere il posto di lavoro. Gli agenti di polizia del commissariato di Alcamo hanno arrestato Pietro Sarzana e Vincenzo Aceste, rispettivamente di 43 e 42 anni, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura di Trapani. Sarzana ed Aceste devono scontare rispettivamente una pena di 10 e 7 anni di reclusione per tentata rapina, attentato omicidio e violazione di domicilio. Nel dicembre del 2005, infatti, misero a segno un furto in un'abitazione ad Alcamo. Sorpresi dall'anziano proprietario, lo picchiarono e poi si diedero alla fuga investendolo con la loro auto. Andiamo avanti ancora con i servizi. Un'auto confiscata alla criminalità organizzata verrà utilizzata dalla polizia di Trapani nei servizi di controllo del territorio. La Smart adesso odora di legalità. Confiscata alla criminalità organizzata, è stata messa a disposizione della questura di Trapani, che impiegherà la piccola auto nei servizi di controllo del territorio, in particolare in quelli predisposti nella zona del centro storico per reprimere gli episodi di microcriminalità come scippi, furti e rapine, ma anche per scongiurare il verificarsi di casi di bullismo tra giovani e giovanissimi. La Smart ha i colori di istituto della polizia ed è dotata di un adeguato equipaggiamento. A bordo di quest'auto i poliziotti della squadra volante potranno muoversi meglio tra le vie e le viuzze della zona antica della città per tenere a bada i malintenzionati. Questa mattina alla presentazione a Piazza Vittorio Veneto. Alla cerimonia è intervenuto il questore Carmine Esposito. La soddisfazione è doppia perché è una autovettura che è stata sottratta alla criminalità organizzata, è una vettura prima sequestrata, poi confiscata. Abbiamo chiesto l'autorizzazione al Superiore Ministero perché fosse riverniciata con i colori di istituto e quindi una doppia soddisfazione sicuramente. Un equipaggio che utilizzeremo soprattutto nel centro storico e particolarmente, come dire, nei vicoletti, anche entrerà in zone particolarmente anguste dal punto di vista dello spazio e poi anche in occasione degli approdi delle imbarcazioni, delle navi da crociera che si apprestano ad approdare in questo periodo a Trapani. Elettrodomestici e l'arredo per il bagno. Approfittane ora. Zenitram, via Nausica 25, a Trapani. Bene, riprendiamo con i servizi. È stata ufficialmente aperta ieri la sopraelevata, l'arteria di prolungamento tra la strada statale 115 e il porto di Mazara del Vallo, che bypassa la ferrovia, snellendo quindi il traffico. L'opera, che viene completata dopo oltre 35 anni di attese, è stata finanziata con 11 milioni di euro. Sì, non si tratta di una inaugurazione, ma semplicemente di una apertura della strada. Devo dire che c'è una grande soddisfazione nella nostra città per questo bellissimo risultato. La sopraelevata era attesa da 35 anni, sono stati spesi troppi soldi e purtroppo questa struttura ci ha portato alle cronache non certo simpatiche, anche nazionale e qualche volta internazionale, come esempio delle tante incompiute del nostro paese. Devo dire che l'opera è venuta bene, straordinariamente bene. L'ANAS ha fatto un ottimo lavoro, non soltanto perché ha ripreso un cantiere che sembrava quasi decotto, ma è riuscita anche attraverso piccoli inneschi di modernizzazione a renderla anche attuale, creando anche delle condizioni importanti per tutte le imprese e le famiglie che abitano in questa parte della sopraelevata, ma anche e soprattutto per ciò che si affaccia all'atterraggio della sopraelevata. È stata una bella operazione anche dal punto di vista umano e mi permetto di ringraziare come sindaco della città tutti
tutto il mondo dell'ANAS che ha lavorato in questa struttura. Parlo non soltanto degli ingegneri e degli amministratori, parlo anche di quello che col carrettino camminava per portare l'attrezzo al compagno di lavoro. È stata veramente una occasione straordinaria. In questa sopraelevata cambierà il volto urbanistico della nostra città. Oggi sarà più semplice non soltanto raggiungere il porto, ma sarà possibile anche razionalizzare il sistema stesso della spiaggia. Una bella cosa, permettetemi di esprimere a nome della città di Mazara del Vallo una grande soddisfazione. E passiamo ora alla politica. Cambio di assessori nella giunta municipale di Petrosino. Ieri gli assessori Enzo Marino e Katia Zichittella hanno rassegnato le dimissioni. Al loro posto il sindaco Giacalone ha nominato l'ingegnere Rocco Ingianni, neo assessore ai lavori pubblici, e l'urbanista Federica Cappello, già consigliere comunale al territorio e ambiente. E assume connotazioni marcatamente politici la polemica a distanza insorta tra il sindaco di Erice Giacomo Tranchita e il movimento di sua ispirazione Per Erice Che Vogliamo e il Partito Democratico. Ad indirizzarla in tal senso le dichiarazioni del primo cittadino prima, rese nel corso della nostra trasmissione Seconda Repubblica ed oggi ribadite con apposito comunicato del portavoce dello stesso movimento. Al centro dell'aspra contrapposizione l'incontro avuto la scorsa settimana dalla delegazione ricina dell'PD, composta dal segretario comunale Gian Rosario Simonte e dai consiglieri comunali Ciaravino e Sogamiele, con l'onorevole Nino Oddo in rappresentanza del PSI, storico avversario di Tranchita e, come noto, all'opposizione dell'amministrazione da lui guidata. Un tentativo di ripresa di un dialogo che è stato subito bollato come innaturale, contraddittorio delle alleanze programmatiche scaturite dal voto, oltre che scorretto e sleale perché maturato fuori da preventivi accordi con il primo cittadino e i movimenti di sua ispirazione. Da qui la richiesta perentoria perché Simonte ed il gruppo dirigente ricino dell'PD e con esso quello provinciale chiariscano subito e pubblicamente le loro intenzioni e strategie e smentiscano con debito rinsavimento le loro posizioni. In caso volessero invece ribadire il nuovo corso, l'alternativa loro proposta da Tranchita sarebbe quella di trarne subito le conseguenze con immediata uscita dalla maggioranza e quindi dalla giunta iricina dei due assessori di riferimento PD, Toscano e Montanti. Pronta la replica dell'onorevole Nino Oddo, affidata ai nostri microfoni. Tranchita ha tante doti, però gli manca l'ironia e l'autoironia. Io credo che il fatto che lui voglia imporre agli altri partiti, al Partito Democratico, chi incontrare e come, già dice perché noi da 10 anni siamo all'opposizione a Erice, perché evidentemente noi abbiamo una concezione della democrazia leggermente diversa. Siamo per il dialogo, il confronto, da cui può maturare degli accordi o possono maturare posizioni diverse. Il problema evidentemente è del Partito Democratico, il quale deve dimostrare da oggi se è in condizione di camminare con i propri piedi a Tarabani, a Erice, a Valderice e nell'Interland. Per noi è un interlocutore importante il Partito Democratico, il primo interlocutore con cui intendiamo confrontarci, ma il Partito Democratico deve dimostrare di avere una propria autonomia, perché come dissero altri, qualcuno vuole ripristinare la dittatura a Erice. Io credo che dando giusto peso alle cose non siamo in queste condizioni, ma certamente ieri Tranchita ha scritto una brutta pagina di democrazia da queste parti. Ed è stata presentata ieri pomeriggio a Marsala al complesso monumentale San Pietro la raccolta di interviste in Sicilia Rewind di Giacomo Pilati. Vediamo il servizio. Realizzata in collaborazione con la produzione televisiva di Telesud, il giornalista e scrittore Giacomo Pilati è l'autore delle interviste contenute nei 5 DVD del cofanetto di In Sicilia Rewind, che raccoglie un ciclo di interviste dello stesso autore, rimasterizzate in digitale e aggiornate nei contenuti. Tantissimi i personaggi della nostra terra protagonisti dell'iniziativa, da Felice Impastato al senatore Ludovico Corrao, da Domenico Limuli al commediografo, collaboratore di Luchino Visconti, Nicola Badalucco, ma anche grandi viaggiatori come Nat Scammacca e Melchiorre Gerbino. Abbiamo intervistato Giacomo Pilati e l'assessore alla cultura Patrizia Montalto. È un viaggio emozionale che si snoda attraverso 27 tappe che rappresentano questo percorso di conoscenza di questa isola, che io chiamo questa isola che non c'è perché non tutti la conosciamo esattamente nella sua essenza, nel suo midollo particolare. È un viaggio che ci permette di conoscere attraverso la memoria, il coraggio, l'eresia, l'arte, il viaggio, una faccia della Sicilia
dimenticata e che però ci consente di comprendere meglio non solo i nostri tempi ma quello che ci aspetta. Sono delle interviste raccolte fra gli anni 80 e 90, io dico sotto televisioni e cieli diversi, recuperati per questo progetto di In Sicilia Rewind, e sono delle testimonianze che spaziano dalla mamma di Peppino Impastato alla moglie del giudice Bartoli Costa assassinato dalla mafia, ma c'è anche il poeta Giorgio Mongiardina, e c'è Fortunato Giordano che è un cantore di Triunfi di Santa Rosalia, scomparso diversi anni fa. Insomma, sono frammenti di un'isola che ci permette di conoscere poi noi stessi. Siamo ben lieti di ospitare nuovamente Giacomo Pilati con questa bella raccolta, perché proprio abbiamo iniziato, fortemente voluta da questa amministrazione, nonché dalla neocommissione alla biblioteca, praticamente abbiamo deciso di inaugurare una serie di incontri con gli autori siciliani, e Giacomo Pilati inaugura proprio questa edizione. Quindi sono felicissima perché è uno scrittore veramente di uno spessore culturale e conoscitore delle profonde tradizioni siciliane del nostro territorio, che per noi è veramente un grande onore averlo a Marsala. Il Barbiculle, in occasione della Pasqua, ha realizzato un'iniziativa di beneficenza in collaborazione con l'Associazione San Giuseppe Lavoratore e ha donato 80 uova di Pasqua ai bambini disagiati. Da circa un anno che sì. Collaboriamo con questa associazione, sì. In cui tutto quello che viene prodotto giornalmente e non viene venduto lo doniamo in beneficenza a questa associazione, San Giuseppe, a questi bambini bisognosi, a queste famiglie che ne hanno veramente più bisogno di noi. Abbiamo pensato che Pasqua deve essere Pasqua per tutti, sia per chi può e sia per chi non può. Abbiamo deciso di donare queste 80 uova a queste bambine, a queste famiglie. La nostra comunità San Giuseppe Lavoratore ha un progetto che già dal 2012 porta avanti ampiamente, ed è quello di sostenere famiglie della città con l'accoglienza qui in comunità e con il nostro interesse di poter donare a loro ciò che possiamo. Il bar Bigul è uno dei nostri più assidui sostenitori, perché ogni giorno dona a noi appunto quello che è tavola calda e dolci, e che noi chiaramente ogni mattina distribuiamo a queste famiglie. Questo pomeriggio alle 17 a Paceco sarà celebrata la Santa Messa per la Madonna Addolorata. A seguire l'immagine della Vergine sfilerà in processione per le vie di Paceco. E vediamo ora gli appuntamenti in onda sulla nostra emittente. Come già anticipato, alle 15.15 circa, dopo la replica del notiziario, trasmetteremo in differita l'uscita della Madre Pietà del Popolo. Alle 16 invece trasmetteremo in diretta lo scambio dei ceri fra la Madonna dei Massari e la Madonna del Popolo. La replica sarà trasmessa stasera a partire dalle 23, e alle 20.30 a mezzanotte e 30 l'incontro di volley di serie B1 maschile pallavolo Trapani Aurispa Alessano. Con questo è tutto, dopo la pubblicità la pagina sportiva, l'appuntamento con l'informazione torna alle 19.40. Buongiorno e benvenuti al TG Sud Sport. Apriamo con il calcio. Settimana corta di allenamenti per il Trapani, che domani sarà impegnato nella partita a Novara. Intanto ieri ha parlato il difensore Cristian Terlizzi sulla sconfitta nel derby e sull'importanza della partita di domani. Esprimo in un'altra maniera le mie considerazioni, perché se me l'aveste chiesto sabato a fine partita avrei risposto in un'altra maniera, un po' forte. Intanto inizio col dire che abbiamo fatto una gran partita, secondo me, perché abbiamo incontrato una squadra che era più forte del campionato, indubbiamente, una squadra che è stata costruita per vincere, un grande allenatore che l'ha messi bene in campo, sa metterli bene in campo. Tutti dicono che giocano male, invece secondo me gioca anche bene, perché fa il necessario per vincere questo campionato. E poi, se poi ci mettiamo in più che questa squadra così forte di questo campionato, che ammazza il campionato, viene aiutata praticamente,
penso che sia una cosa che non andava fatta perché togli i meriti a loro e ci fa passare a noi per una squadra come provinciale che invece non meritiamo, perché abbiamo fatto una grande partita. Prima, fino all'azione del gol, abbiamo preso forse un tiro un po', un cross, un colpo di testa e basta, non abbiamo mai preso un tiro in porta, quindi credo che nonostante tutto, nonostante non abbiamo espresso un calcio bellissimo, abbiamo concesso comunque poco a una corazzata come il Palermo. Io ho parlato ieri con un giocatore del Novara, con Simone Pesce, loro sono in ritiro, che hanno un brutto momento, e gli ho detto mi dispiace per te perché siamo grandi amici, ma noi dobbiamo cominciare a riprenderci quello che ci è mancato in queste settimane, e quindi 3 punti. E quindi mi dispiace per loro, noi dobbiamo andare in casa loro e prenderci quello che dobbiamo prenderci. Poi magari si salveranno, gli auguro di salvarsi dalla prossima in poi, però questo per noi è fondamentale, ripartire. E ad arbitrare Novara-Trapani, partita valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B che si giocherà domani alle 20:30, sarà Baracani. Gli assistenti di gara saranno Lo Cicero e Ceccarelli, il quarto uomo Verdenelli. Passiamo al basket, doppia seduta oggi per la pallacanestro Trapani che questo fine settimana non scenderà in campo per poi tornare il 27 aprile a giocare a Torino. Domenica, dopo la partita, ha parlato Andrea Renzi che è stato il miglior realizzatore per la pallacanestro Trapani. Diciamo che è stata una gran partita. Noi abbiamo cercato di fare una partita tosta per tutti i 40 minuti, non ci siamo riusciti, abbiamo permesso a Trento di prendere il largo, però con un cuore gigante siamo riusciti a recuperarla e a rimetterci in partita anche in un momento difficile. A 4 minuti dalla fine eravamo sotto di 12, però poi l'abbiamo rimessa in piedi. Ovvio che rimane una gran parte di amaro in bocca per perderla in quel modo. Adesso possiamo dire chiuse le speranze playoff o ancora ci teniamo aperta questa porticina tra 15 giorni di Torino, perché non si sa mai, magari quelle davanti a voi fanno dei passi falsi. Adesso io credo che la matematica ormai ci condanni, se ho guardato bene, per cui insomma siamo fregati quest'anno. Adesso comunque abbiamo ancora una partita contro una squadra importante che insomma abbiamo battuto qui all'andata, e per cui loro vorranno assolutamente rifarsi. Noi dobbiamo andare là non permettendogli di esprimere il loro valore, sapendo che è un valore di livello, e però dobbiamo giocare sereni, rilassati, come abbiamo fatto gli ultimi 8 minuti di stasera. Volevo sottolineare invece un aspetto importante, che è quello del pubblico questa sera, numerosissimo rispetto forse all'ultimo andamento della stagione con quanto riguarda la presenza, e soprattutto un momento molto bello che è stato quello dell'inizio dell'ultimo quarto in cui uno striscione insomma vi ringraziava. È stato molto emozionante, ho visto qualche partita, ne ho vissuta qualcun'altra, una cosa così non mi era mai capitata, e veramente pelle d'oca, ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo minuto di questa stagione, è stato molto molto bello, ha fatto piacere a noi giocatori, e insomma spero insomma, di regalargli ancora tante soddisfazioni. Un'altra notizia di basket, convocazione per 4 atleti della Virtus Trapani per la rappresentativa regionale Under 14 che parteciperà all'edizione 2014 del Trofeo delle Regioni. Si tratta di Giovanni Costa, Vincenzo Guaiana, Lorenzo Tartamella e Lorenzo Genovese. 400 saranno gli atleti coinvolti provenienti da tutte le regioni. Le gare si giocheranno dal 21 al 26 aprile a Rimini, a Sant'Arcangelo di Romagna, a San Marino, con 18 partite al giorno. Un'ultima notizia, la delegazione provinciale FIGC di Trapani ha indetto il corso regionale per l'abilitazione ad allenatore dilettante, che consentirà di allenare la prima, la seconda e la terza categoria, juniores regionali e tutto il settore giovanile. Il corso si svolgerà a Trapani dal 19 maggio al 7 giugno e saranno ammessi un numero massimo di 50 allievi. Il bando e la modulistica per l'iscrizione sono scaricabili nell'area Top News sul sito www.lnd.it. Questa era la nostra ultima notizia, per le altre torniamo come sempre nella prossima edizione. Io vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.